Pronto? Sì? Aspetta che vengo. Mi senti? Sì, ti sento. Ciao, sono Antonio. Dimmi. Io ascoltavo le tue, mi chiamavo le prediche. Ho ascoltato per un po' le tue parole. E prima di tutto non le condivido proprio in maniera assoluta. Poi mi sembra che lì ti manca un po' anche il contraddittorio della gente. Cioè... Ah sì, indubbiamente. Io ho chiesto a Wojtyla di venire, ma lui è scappato via come un topo di fogna. Io ho detto a Wojtyla, vieni. Così adesso. No, quello che mi fa un attimo strano, io che sono tutto cristiano, è che senz'altro ci sarà qualche prete all'ascolto, perché... Sì, la registrano. Mi fa strano che nessuno intervenga, ecco questo. Sì, ma interverranno, a modo loro intervengono, non ti preoccupare. Ci bloccano le conferenze, ci impediscono di fare il pensiero. No, interviene il vescovo direttamente per bloccarci le conferenze, cosa vuoi che non intervengano? Intervengano, sì. E quello che mi meraviglia è che nessun prete prende in mano il telefono. Beh, vedrai che adesso arriva, sì. Abbi pazienza, vedrai che arrivano, sì. Va bene, comunque non condivido proprio. Va bene, d'accordo. Va bene, ciao. Uno può anche non condividere, sì, esatto. Ci sono tante trasmissioni cattoliche. Esatto, ma c'è Radio Maria vicino, no. Basta che uno sposti soltanto di poco. Salve, senta, sto ascoltando adesso la vostra trasmissione a radio da circa 5 minuti. Ma pochetto. Pochetto? Sì, però ho sentito di quegli spropositi, insomma, che mi fa anche un po' sorridere. Bene. Gente che chiede del Papa, interlocutori, ma... Ci rendiamo conto. Allora, io per questioni religiose ho il diritto al titolo di pontefice, io intanto. Poi che lei piace o non piace è un altro discorso. Ma scusi, non ho capito. Io ho il diritto al titolo di pontefice. Sono un pagano, ho diritto al titolo di costruttore di ponti per la vita. Wojtyla ha distrutto quello che è il paganesimo, ha rubato la conoscenza, la consapevolezza, il pensiero delle persone, si è appropriato delle feste, ha saccheggiato la vita delle persone, e io ho il diritto comunque al titolo di pontefice. Senta, lei è un democratico per no. caso? Ah, lei, ma lei non è democratico? Cioè no, era Robespierre democratico. Mi scusi, non è democratico, cioè perché non è pontefice o non è democratico? Non so perché, non ho capito. Perché devo essere democratico? Cioè io sono uno che cerca di spaccare le sbarre dei campi di sterminio e vuole che sia democratico con chi è a guardia del campo di sterminio. Cioè come faccio a essere democratico con l'aguzzino? Ah, ho capito quello che vuoi dire, però insomma qui mi sembra che la questione verta su un altro piano totalmente, cioè la Chiesa sta riconoscendo i propri errori. No, non sta riconoscendo niente, sta preparando nuovi campi di sterminio, quello è un trucco, è una truffa. Allora mi spieghi quali sono questi nuovi campi di sterminio? Beh, quando ci saremo dentro nel fondo crematorio lo sapremo, finché non caccia il macellaio, finché non caccia... Sono morto e non so un cavolo. Arrivederci, salve. Pronto. Radio Sequede Prima, Giuseppina, ciao, la dimmi. Domanda, forse la ho imposta male, godito no, secondo voi altri, chi è che non si va a costruire se stesso quello che subisce o che fa violenza, anche indipendente dalle religioni, insomma, grazie, ciao. Un po' tutti e due, in realtà, perché quando uno fa violenza e uno la subisce e non è capace di bloccare la violenza, è già un'incapacità di fondo. Sì. Cioè c'è tutti e due, c'è un venire meno e propri doveri all'interno del sistema sociale. Ma le cose non sono mai un'unica cosa, cioè non può dare un'unica risposta, un'unica interpretazione su queste cose. Claudio. Ciao Francesco. Ciao. Buona giornata. Anche a te. Allora, posso intervenire? Sì. Allora, un secolo di scoperte ci dice che siamo praticamente polvere di stelle. Cioè la vita sulla Terra proviene dallo spazio e proprio così, proprio le stelle si saranno prestate a, diciamo, a questa operazione di inseminazione galattica, trasportando le sostanze chiave per la nascita della vita su pianeti adatti al suo sviluppo, quindi la Terra. Cioè oggi si sa che carbonio, ossigeno, ferro, magnesio, eccetera, insomma, elementi di cui siamo fatti anche noi, sono nati
all'interno delle stelle e da stelle molto più grandi del Sole che hanno avuto una morte violenta. Che poi a queste esplosioni tutti gli elementi sono stati dispersi nello spazio e per questo li abbiamo trovati sulla Terra. Ecco, questo mi fa venire in mente dagli oracoli caldaici, se non vado errata sui frammenti, ma non vorrei sbagliare, quando tu parlavi di Gaia e di Urano, che taglia i genitali, non ti sento, scusa. Sì, sì, i genitali, scusa. Al padre, sì. Non erano gli oracoli, era una parte del commento all'Esiodo. Ah, ho fatto un po' di confusione. No. A quanto risale questo? 6 trasmissioni fa, 7. Questo commento di Esiodo che tu mi dici, a quanto risalgono questi scritti? Ci sembrerebbe attorno all'ottavo, decimo secolo avanti Cristo. Se non è stregoneria, percezione questa. Io non mi credo niente, sai. Io non mica ho detto niente. No, non vi capisco. Io non l'ho detto questo ancora. Ah, no, ma non c'è un parallelismo, non è così. Sì, sì, è così. È così. Sono rimasta abbastanza. Anche perché Crono mette in moto il tempo, cioè mette in moto la sequenza del mutamento. Sì. E c'è un modo diverso di costruire la coscienza. Sì. Questo sì. È Crono, però. Ecco, posso farvi un'altra domanda? Sì. Ecco, io ho ascoltato il professor Lorenzoni, che è stata una cosa meravigliosa, e volevo chiedervi, siccome magari sarà difficile per me raggiungere o San Drigo o la radio, mi pare di aver udito che forse il professor Lorenzoni e anche voi ripeterete le conferenze magari più vicino a Treviso Mestre. Speriamo. Speriamo, se troviamo una sala e se i cattolici non ci bloccano troppo. Se tu hai notizie di una sala da qualche parte, faccelo sapere. Treviso, perché non alla sala Field, alla mi pare così, che vi ha dato la CGL. Sì, esatto. Quella volta che sono venuta anch'io, sì. Che vi ho conosciuti. Sì. In un periodo molto triste nella mia vita. Mi hai detto sì. Ti sei accorto anche tu? Mi hai accennato qualcosa. Sì, erano, cioè, da pochi giorni era mancata una persona a me carissima e quindi era un po' così. Me l'hai anche detto comunque. Che mi trovavi un po'. Sì, senti, tu sei dalle tue parti, se sì. Tu riesci a trovare qualcuno che ci affitti una sala per tenere le conferenze. Ascolta, perché non mi parli al telefono? Scusami, Sei pronto? Mi senti? Sì, ecco, perché faccio fatica. Ok, se tu dalle tue parti trovi qualcuno che ci affitti una sala, a un prezzo decente, insomma, che non si deve spendere chissà che cifra, sì. Noi la teniamo volentieri, insomma, una conferenza oppure un ciclo. No, ma al limite sì. Si può anche... Se tu hai delle conoscenze, qualcuno io che può... Posso... sentire. Sì. Io provo a sentire, comunque senz'altro lo farò. E comunque tenete presente, a me pare che la disponibilità per quella saletta alla stazione ve l'avevano data, no? Sì, quella volta sì. Ho l'impressione però che fu una cosa molto particolare. Sì, molto particolare. Anche perché furono un po' sorpresi, più che altro fu una specie di, da quello che ho capito io, perché non l'ho organizzata io. Fu una ripicca, esatto, del sindaco, sì, rispetto al sindaco fu una ripicca a loro, cioè una presa di posizione forte. No, ma fu soprattutto che c'era la persona che organizzò la conferenza. La persona che organizzava anche la conferenza, che forse aveva anche delle conoscenze in quel momento. Era una vecchia iscritta alla CGL e basandosi... Lo senti?
sento te. Praticamente quella persona era iscritta alla CGIL e aveva delle conoscenze all'interno. Ah, per cui è stato possibile, esatto, solo per questo, esatto. È stato un momento così particolare, sì. Di ripicche politiche, esatto. E eccetera. No, può darsi che magari ce la dessero lo stesso, sai, trovando la persona, sì, a cui informarsi, avendo conoscenze, sì, per informarsi, può darsi che la diano ancora, insomma. Io posso, senz'altro per voi lo faccio, ma più che volentieri. Ma guarda, ti saremo grata, non sai per quanto. Però io posso questo solo fare, miracoli non ne fa. No, ma ovvio. Non aspettatevi. No. Cioè, anzi, quello che posso, voglio dire. Senza nessun impegno, qualunque cosa fai, anche se non ha risultato, ti saremo infinitamente grati. Sì, perché poi magari non vorrei che... No, assolutamente, assolutamente. Mi dispiacerebbe moltissimo. Perché... Noi ci stiamo male solo quando ce la danno e poi ce la tolgono, allora ci mettiamo cattivi. No, perché insieme alle conferenze che voi state facendo qui e là, dove che potete, insomma, no, ma se visto c'è... l'ostruzionismo criminale di cui... siete oggetti da tutte le parti, è una cosa veramente incomprensibile in contesto civile. E voglio dire, è interessantissima con voi e con il professor Lorenzoni, perché è stata una cosa, guarda, affascinante proprio anche sentire. E comunque verrà ancora in radio, persona, sai. Anche perché tratta temi che già io avevo a mio tempo ripassato sul fatto delle diciamo civiltà nelle civiltà della Grande Madre mediterranea e poi con le civiltà che sono arrivate dopo indoeuropee e poi insomma tutto quello che ha spiegato con la cultura megalitica, la civiltà megalitica. Del toro, esatto, e tutte queste cose così belle le ho viste un po', qualcosa di questo ho visto anche sui libri di del tuo simpatico di quel filosofo che a te è tanto simpatico, Evola. Per me non è simpatico. Tu ti ha consigliato qualche libro, sì. Il professor Lorenzo, sì, no, ma quando parla della spiritualità, sì, però comunque è stato veramente, poi lui e voi insomma tutto insieme avete formato una cosa veramente tremenda. No, stiamo formando una cosa che dopo 2000 anni comincia forse ad avere adesso un minimo di consistenza, sì. Le prime crepe. Sì. In questo muro di gomma. Vabbè. Allora, vabbè, vi ringrazio e... A tua disposizione. Sì, io comunque, Claudio, dimmi. Appena avrò... Io mi informo, poi se c'è qualcosa... che può andar bene, va immediatamente bene. Io, perfetto, ve lo comunico, perfetto, attraverso la radio, non so. Sì, mi danno proprio il telefono a casa, non c'è problema, a casa vostra, sì. Ma tanto... Ci sono sull'elenco telefonico, sì. Non ti preoccupare. Sì, senz'altro. Grazie. Buon proseguo a te, a Francesco, grazie. E grazie di tutto. Grazie a te. Grazie infinite. Ciao. Pronto? Allora, sì, allora spieghiamo un pochetto di cose. Beh, vediamo, sì. L'ultima telefonata. Pronto? Buonasera, sono Don Vittorio Zerbetti e vi sto ascoltando con molta passione, con molto interesse, perché i temi che da poveri peccatori state affrontando certamente vi porteranno alla suprema conoscenza del divino e delle forme in cui esso, egli, massima autorità suprema, agisce. Ora mi chiedevo, a proposito di questa Sara che a voi manca, io sarei ben disposto ad ascoltarvi, a ritrovarvi come delle pecorelle. Beh, organizzaci una bella Sara e noi arriviamo. È dura mantenerla per troppo tempo. È dura, Saluto e pace a voi, Cristo sia con voi. Grazie, altrettanto, ciao. Non ce l'ho più fatta. Allora, scusate un attimo, fermo un attimo i telefoni. Sì, perché bisogna che chiariamo un attimino cosa significa essere pagani. Noi abbiamo il diritto al titolo di pontefice, non lo sto usando così tanto per dire, cioè lo so che è pomposo, lo so benissimo che per un cristiano lui pensa le sue cose, ma pontefice è il costruttore di ponti fra la società umana e il divino che la circonda,
fra la costruzione della vita contro ogni orrore, contro ogni devastazione. E ogni pagano in questo momento ha il diritto e il titolo di pontefice massimo. È chiaro questo? Quando poi io gli dico a st'altro che ho chiesto io Wojtyla come interlocutore, a me Wojtyla è una persona come tutte le altre. La sua autorità religiosa è all'interno del cristianesimo, ma a me dà il voltastomaco perché lui commette il reato di apologia di strage mettendo in ginocchio bambini davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra. Fiore, mettiamocelo ben chiaro, che i cristiani facciano sabotaggi, ci blocchino le conferenze, ci impediscono lo sviluppo del pensiero, ci sabotino da tutte le parti, beh, questa è la loro attività mafiosa. Però i cristiani sono responsabili di delitti contro l'umanità. E quei delitti contro l'umanità, chiedere scusa, far ridere i polli, devono pagare tutti i danni, persona a persona, con gli interessi legali maturati nel corso del tempo. È chiaro questo? Sì, no, ed è un'altra cosa che io vorrei anche aggiungere sul termine pontefice. Allora, il termine pontefice lo conoscete dal punto di vista cristiano, ma vediamo cos'era anticamente un pontefice. Un pontefice era un costruttore di ponti, ma il costruttore dei ponti non aveva tanto il bisogno o la necessità di essere ammirato da chi usufruiva di questo ponte. Lui faceva soltanto quello che lui sapeva fare. Tutta la sua conoscenza era spinta alla volontà di apprendere nuove tecniche, capacità migliori per costruire i ponti. Una volta che aveva costruito questo prodotto, che era il fine, la manifestazione della sua capacità, abbandonava il prodotto e ne tentava nuove vie, tentava nuovi percorsi, tentava nuove tecniche. E non aveva bisogno che chi usufruiva di questo ponte un riconoscimento, una devozione, un'ammirazione, una beatificazione, un chiedere e un ammirare, perché sapeva che l'opera che aveva costruito era perfetta e sapeva che era un'opera che serviva e che veniva utilizzata. Di conseguenza lui sapeva che il valore del suo lavoro era insito ed intrinseco nel suo lavoro, esatto. Cosa che nel corso cristiano non c'è. E ricordatevi una cosa, che il mio fine come apprendista stregone, come guardiano dell'anticristo, è quello di portare il macellaio di Sodoma e Gomorra davanti al tribunale della vita. E io ce lo conduco a calci in culo. Questo per ogni cristiano, cioè questa è la mia funzione. Cioè io faccio l'apprendista stregone per questo motivo. Pronto? Pronto? Sì? Ciao Claudio, sono Michele. Ciao Michele, dimmi. Scusa, non concordo però con una roba. Cioè, ma perché scagliarsi contro un pontefice quando la Chiesa sente che va a Rio? Perché è quello a cui la gente va dietro. È quello cui la gente va dietro. Cioè, sì. Vabbè, ma allora è un problema anche un problema di gente, di persona? Sì, ma è anche un problema di gente che gli va dietro. E un'altra cosa. Problema della stanza. Ma perché te la chiedere il permesso a questi per fare una conferenza? Perché esistono delle regole per quale bisogna chiedere ed esistono delle regole per cui loro te la devono dare in certe condizioni, chiaramente non per fare una banda pazzesca, ma per esporre idee devono dartela, e queste sono le condizioni per le quali si agisce nel sistema sociale in cui viviamo. Prova a fare qualcosa di abusivo. Preferisco di no, preferisco rispettare le regole. Noi preferiamo rispettare le leggi che esistono. Per quanto c'è possibile, purtroppo c'è possibile. Loro non rispettano le leggi. Ho capito. Comunque se fa dire, sì. Una cultura così, cercare di cambiare la cultura. Facciamo quello che possiamo. Poi toccavamo via un dubbio però. Dimmi. Tu te sai, non sono dalla tua parte comunque. Sì, dimmi. Nel caso che ti dovessi avere una cospicua somma di fedeli a te, Gli prenderei a calci in culo. Allora, perché qualcuno per avere qualcuno che ti viene dietro. No, io mi piace avere tanti amici con cui camminare assieme, ma qualcuno che mi viene dietro mi farebbe troppo male. Non so, io a me personalmente, Vabbè, siccome non ti conosco, non sono più tanto convinto, comunque va bene. Va bene, d'accordo, dai. Ciao Claudio. Ciao, ciao. Pronto? No? Sì? Mi chiamo Antonio, volevo chiederti una cosa, premetto, aspetta che abbasso un po' la radio, premetto che io non è che credo né a una religione né all'altra,
mi dai una risposta, io è tanto che ti ascolto, ma perché ti accanissi così forte con la religione cattolica? Perché è pulsione di morte, perché è distruzione della vita. Puoi prendere dalla radio perché parte dal telefono perché non riesco a ascoltarti bene. Sì, è distruzione della vita. E finché c'è la distruzione della vita in piedi non posso ricostruire il paganesimo. È la descrizione del male, è ciò che impedisce alle persone di trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Sì, no, guarda che io ti premetto, guarda che io non ho una o l'altra, per me va tutto. È la fonte del male. Chiedo perché vedo che ti accanissi parecchio, quando una persona si accanisce per me, ecco, io che ho 36 anni ho sempre quella mentalità di dire, io se uno si accanisce con una qualcosa deve esserci un motivo. Ne ho quasi 50 io, fra parentesi. 20 più di me. Cioè, vedi, no, 12. Io ne ho 37 esattamente. No, mi chiedevo, sai, perché ti ascolto spesso, ma ho detto, ma guarda, come si accanisse con la... È la descrizione del male. Non sento che si accanisse con le altre... No, infatti vivo in Italia, se vivessi in Iran mi accanirei contro i musulmani, se ne avessi la possibilità, magari... Fare una cosa diversa. Io pensavo, ce ne sono di quelle di cotte e di crude e anche di altre religioni. Di solito quando uno si accanisce così, ricordi che le religioni della sottomissione sono delle espressioni nei sistemi sociali della pulsione di morte. Ecco, la cosa che io volevo sapere da te, mi hai dato una risposta. Vedo che mi hai detto che anche se fossi se vivevi in paesi musulmani ti accanivi con quella, vuol dire che sei un po' della stessa mia idea, che odi un po' le religioni stupide che obbligano a fare questo. Ascoltami dalle 17 alle 20. Guarda, spero di riuscire a ascoltare, perché voi andate e venite con questa radio. A volte si sente bene dove sono io, a volte non si sente. Vabbè, dai 19 alle 20. La mattina vicino a riuscire, anche perché sto facendo dei lavori qua a casa. Per sì, cui... va bene. D'accordo. Ciao, grazie di avermi dato grazie a te, ciao. Ultima telefonata per oggi, pronto? Ciao, sono Ivan. Ciao Ivan. Ciao a tutti, ciao. Mi interessava sapere, per cortesia, se avevi avuto una risposta delle motivazioni da parte del sindaco di San Rigo. Si riunirà la commissione il 23. Però ci hanno fatto saltare tutte le conferenze con delle motivazioni da fuori di testa. Comunque Iva, ti posso dire, io senti Francesco? Non posso. Ecco, noi siamo andati giù a San Rigo, che sai che c'era un ciclo di conferenze sul territorio locale. Sì. Siamo andati giù alla prima conferenza, io ed altri amici dell'istituto, e abbiamo chiesto al sindaco pubblicamente il perché ci ha tolto le sale, e lui davanti a tutte le persone ha detto alla fine perché mettete in discussione i dominali di cultura cristiana. No, scusami, non ho detto. Allora, il sindaco ha dichiarato che non ci dà la sala perché noi mettiamo in discussione 2000 anni di civiltà cristiana. Tu mi ringrazi, magari da un'arma tra me. Vabbè, divertite. Aspetta. Dimmi. La domanda adesso, allora, la domanda è questa. Mi chiudo alla radio. Nell'eventualità, con chi dici prima che i cristiani gli pagheranno per tutto quello che io ho fatto. Mi interessa sapere da chi ti verrà a giudicare e come ti verrà condannato. La vita. Sì, e come? È la vita. Non esistono condanne tipo Gavara, tipo questo, tipo quello. È la vita che deve risbocciare, cioè la pulsione di morte deve andare via, la sottomissione deve essere eliminata e le persone un po' alla volta devono cominciare a costruirsi la loro vita senza intoppi. Questa è la loro condanna. Ha fatto del male. Come si viene a punire? Non lo puoi, nella filosofia, nella sociologia, nella vita, non puoi dire questi ha fatto il male, li mettiamo in galera. Quindi praticamente chi li abusa gli ha scappare, basta. Bisogna ricostruire la vita, questa è quella. Dopo se una società. Scusami, se mi sono abuso uno. Se mi siete abusati ti per esempio. Allora, se tu sei un soggetto fisico ti posso arrestare. Capito? No, ma se mi ti bruso ti e la faccio sono franca, mai e bevo e ciao, finché muoio senza nessun problema. Insomma. Purtroppo io non sono un magistrato. Sì, io... mi sembra. Ecco, questo sussurro del discorso mi sembra ingiusto e poco logico. Vabbè, d'accordo. Ciao. Va bene, ciao. Scusa un attimo, Mino, posso ciappare la gente e mettere in galera perché mi occupa Giordano Bruno? Non ha senso. Ha senso invece eliminare tutte le cause che hanno portato alla morte di Giordano Bruno. Questo è quello che ma a che senso ha fermare un prete quando
il generatore di preti continua a funzionare finché esiste un Dio e qualcuno che si adega a questo Dio che si crea un nuovo prete. Cioè, ultima telefono. La cosa fondamentale è eliminare proprio il principio. Ciao Claudio. Ciao, sono Sandro da Vicenza. Tentami, non so sì, quanto pagani puoi darmi una risposta o perlomeno qualcosa che mi ronza dentro. Diciamo, no? Scusa un attimo. Sì. Allora, se tutto, cioè, innanzitutto un attimo, poi se mi sei permesso a collegarmi al discorso che ti facevi con Franco un po', dicevo, no? Cioè, se tutto a un certo punto si è in divenire, no? La vita in sé è la stessa trasformazione, no? Ma questo in divenire, in quanto trasformazione, quanto dobbiamo sperimentare per trovare a un certo punto una nostra essenza? E questo può lo essere collegare un passaggio in un fine di conoscenza di vita, di sperimentazione continua, e non sia che alla fine noi altri la nostra umanità le sia solo un'illusione per trovarsi dopo mare su un altro piano, e cioè mare dopo la morte. Ti rispondo per radio? Sì, ciao. Vabbò, ciao. Allora, non prendiamo più telefonate, una risposta brevissima, questo poi ti lascio a te, Francesco. Allora, tutto può essere illusione. Quello che a me mi interessa non è tanto trovare la mia essenza o trovare il mio corpo luminoso o trovare. Io so benissimo come sono alcune cose, ma non è importante. L'importante è lo sforzo di liberazione, lo sforzo di dilatazione che io faccio nel mondo. Cioè, ogni volta che io metto in atto una strategia per costruirmi, una strategia per crescere, prendo nelle mani la responsabilità della mia vita. Quegli sforzi sono quelli che costruiscono il mio corpo luminoso, non so se riesco. Sono gli sforzi che mi portano a chiamare gli dèi, che mi portano a legare gli dèi e dire agli dèi: camminate con me, cazzo. Cioè, questo è non è una preghiera, è un'evocazione, cioè un'evocazione del Dio. Cioè, tu, Dio, devi camminare con me. Mercurio ha in mano il denaro e il caduceo è la conoscenza, il denaro è il furto, la rapina, cioè il Dio dei ladri, no? Bene, io posso scegliere fra prendere il denaro, cioè rapinare, oppure posso prendere il caduceo. A me la scelta, gli sforzi sono quelli che mi costruiscono e distruggono. Lascio la parola a Francesco, poi chiudiamo la trasmissione Magia Stragonaria e Paganesimo. Non vedo Mario, comunque noi chiudiamo qua. Ecco, allora, io faccio stato, ricordo il ciclo delle conferenze sulla paura, e appunto ricordo che la prossima scadenza della conferenza è mercoledì 15 marzo alle ore 20:30, presso la sala conferenza di Radio Gamma 5, e il tema della conferenza sarà esperimenti sulla paura, e il relatore sarà Gian Berra, e il sottotitolo è come veniamo condizionati fino dalla nascita dalla paura. E ricordo poi che c'è la festa di Beltane su due giorni, il 30 di aprile e il 1 di maggio, e chi vuole partecipare si può mettere in contatto. Colgo anche un'occasione per aggiungere una cosa un po' diversa. Beh, premetto che per chi vuole vedere il materiale non può trovare parecchio materiale su internet, perciò si va a vedere i siti e trova materiale informativo. Alcuni ascoltatori, il trovarsi con alcuni ascoltatori non è necessario che ci troviamo in una conferenza. Io e altri dell'istituto ci troviamo regolarmente, ci spostiamo regolarmente. Perciò normalmente noi ci troviamo il venerdì. Molte volte viene anche Silvano. Se qualche ascoltatore, anche singolo ascoltatore, ha piacere, ci chiama. Se noi non siamo impegnati, non siamo liberi, non abbiamo riunioni fondamentali o riunioni importanti, ci possiamo anche spostare e trovarci in qualche luogo. Non serve che sia una conferenza, si può anche trovare intorno a un tavolo di un ristorante e mangiare qualcosa, o al tavolo di un bar e chiacchierare. Cioè, nel senso che per noi non è fondamentale fare solo le conferenze, per noi è fondamentale costruire anche un rapporto di amicizia e di conoscenza con le persone. Però se qualcuno vuole, diciamo, un incontro meno ufficiale, che sia la trasmissione radio in cui interviene per parlare, o che sia la conferenza, o che ha dei problemi logistici di organizzare una conferenza, o che non ha la possibilità, o che non l'ha mai fatto, non se lo sente, si faccia vivo. Noi ci spostiamo abbastanza regolarmente, io e altri soci d'istituto, ci spostiamo tranquillamente qui nel Veneto, perciò se qualcuno vuole anche parlare di certi argomenti inerenti alla trasmissione o da alcune tematiche che noi per necessità di trasmissione affrontiamo poco, siamo a disposizione, nel limite della disponibilità nostra e degli impegni che abbiamo. Bene, chiudiamo qui la trasmissione Magia Stragonaria Paganesimo. Vi diamo appuntamento alle ore 19. Leggerò la pulsione di morte, cioè i concetti sulla pulsione di morte, che poi da quella pulsione di morte derivano tutte le religioni monoteiste, deriva il cristianesimo, cioè sono tutte attuazioni pratiche di quello che è la pulsione di morte, perché quello che non ci interessa in realtà è la pulsione di morte e come si esprime nelle varie società. Bon, alle ore 19 vi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8, Marghera, Venezia, l'indirizzo dell'Istituto Metrano Studi Politeisti e Casella Postale 53 Marostica Vicenza. E poi c'è il materiale su internet. C'è materiale su internet, vi ricordo che anche una cosa, chi vuole ad esempio rimanere in contatto con noi, esiste una mailing list in cui non c'è nulla di particolare.
in cui uno registra il proprio indirizzo di posta elettronica e noi regolarmente le nostre iniziative vengono pubblicate su questa mailing list. Riceverete la mailing list, la trovate all'indirizzo paganesimo.listbot.com. Vi registrate, voi avete detto di inviare dei messaggi e partecipare al dibattito che c'è sulla mailing list e logicamente riceverete tutte le informazioni di tutte le nostre iniziative. Bon. Questo è un altro strumento, ad esempio, di colloquio, di confronto, di analisi, anche se qualcuno appunto ha delle proposte per la trasmissione, delle domande che non vuole farle tramite il telefono, non se la sente, le vuole formalizzare in maniera scritta, faccia una posta elettronica o se no c'è l'indirizzo postale, cioè esistono un sacco di strumenti e possibilità per mettersi in contatto. Vai. Allora, vi ricordo che se io uso termini tipo pontefice, tipo questo, lo faccio per rivendicare davanti ai cristiani quello che sono i diritti dei pagani, quei stessi diritti sfregiati, stuprati, distrutti. I titoli di cui io mi fregio in questo momento per l'attività che faccio sono meccanico, apprendista stregone e guardiano dell'anticristo. E l'ho già spiegato cosa significa quante volte. Vogliamo esagerare, Francesco? Comunque c'è anche su internet. Su internet cercate Claudio Simeoni e troverete anche il significato di quei titoli. Grazie per l'ascolto e a risentirci alle 19. Ciao.